Ciao ragazzi, ciao. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto secondo noi intelligentissimo. Finalmente è arrivato, finalmente era ora. È un'idea che tra l'altro ci pensavo da tempo, ma poi come lo fai a realizzare? No, c'erano dei surrogati ma non andavano bene per noi. Esatto. Ed è questo bel prodottino qui. Ma prima di dirvi che cos'è, fai un esempio, Marco. Esatto, allora provate a pensare quante volte vi è capitato. Siete a casa che state aspettando un corriere, siete apposta a casa che lo state aspettando. Giusto. Poi arriva l'orario che avete l'impegno e dovete uscire, il corriere non è passato. Dopo 5 minuti che siete andati via da casa, vi chiama il corriere. Siete in casa? No? Allora niente, riprogrammiamo la spedizione. Se ti chiama il corriere, se no ti lascia il bigliettino. Esatto. E tu quando torni è la sorpresa. Bravissimo, ti trovi il bigliettino e devi stare a impazzire, richiamarli, riprogrammare. Grazie a questo prodotto ciò non accadrà mai più. Di cosa stiamo parlando? È un portiere domotico. Dentro questa confezione, adesso andremo a vederlo un po' più nello specifico, troviamo un prodotto che renderà smart il vostro citofono. E che cosa intendiamo? Beh, un attimo, una cosa alla volta, adesso facciamo l'unboxing, dopodiché ve lo montiamo e vi spieghiamo poi nel dettaglio come funziona. Andiamo con l'unboxing? Andiamo! Vai! Stiamo parlando del Ring Intercom. Come vi dicevo prima, dà la possibilità di rendere smart il vostro citofono. Attenzione però! Prima di acquistare il prodotto dovete andare su naturalmente la pagina di Amazon, ci sarà una controlla la compatibilità, seguite semplicemente, date le risposte alle domande che vi vengono fatte e capirete se il vostro citofono attualmente è compatibile. Per esempio quello di Marco è compatibile, il mio non lo è ancora, ma c'è scritto di controllare periodicamente perché aggiornano sempre i prodotti che diventano compatibili. Comunque, bando alle ciance, partiamo dalla cosa più inutile, il manuale di istruzioni. No, stavolta ci servirà e lo leggeremo. Il cacciavite, signori, ma non un semplice cacciavite, a doppia punta, fisso e a taglio. Il cavetto USB, i cavetti per poter collegare il prodotto al vostro citofono. E qui c'è una busta tipo il milionario. Volete la busta A, A o A? Io direi la A. Proviamo ad aprirla e dentro cosa c'è? Viti e tasselli. Allora, da quello che avevo visto c'è la possibilità di poterlo collegare sia con le viti e tasselli sia col biadesivo. Questo è il prodotto. Ecco come si presenta. Tenete presente che sarà più o meno un 10-12 cm x 12, comunque non molto compatto, sinceramente. Qui c'è una linguetta adesiva che serve semplicemente per tenere bloccato il prodotto e qui dietro ci sono i biadesivi, però secondo me per sicurezza converrà fissarlo al muro con i tasselli. Viene venduto sia questo che la versione base, sia quello con la batteria da poter sostituire, anche se comunque le durate sono veramente lunghe. Tirando via il coperchio, semplicemente appoggiato, e qui ci sono dei magneti, troviamo la batteria, si estrae schiacciando qui, e nel caso compriate quello più completo avete la seconda batteria col caricabatteria. Adesso andiamo a fare l'installazione insieme e poi vediamo di farlo funzionare. Una cosa, andiamo a vedere come poter ricaricare la batteria, perché una batteria così non ci aspettavamo avesse una basetta per poterla ricaricare, e invece no, trovate la mini USB da questa parte, la andrete ad inserire direttamente nella batteria e questo non ha l'adattatore USB presa da muro, ma vi basterà trovarne una, inserirla e ricaricarla. Innanzitutto dobbiamo andare a scaricare l'app di Ring, si chiama proprio Ring. Abbiamo creato il nostro account, tutti i passaggi classici della creazione di un account. Una volta terminato, quello che vi trovate è questa schermata tutta nera praticamente. Andiamo a tappare configura un dispositivo, selezioniamo la tipologia di prodotto, eccolo qui, Ring Intercom, ci chiede di dargli i consensi soliti ed ecco qui che ci esce scansione il codice sul tuo prodotto. Questo codice lo trovate all'interno delle istruzioni. Ok, ci dice di impostare la prima posizione. Creiamo una posizione, facciamo continua. Ci dice dove utilizziamo il prodotto, quindi a casa, continua. Inseriamo l'indirizzo,
ci geolocalizza e ci fa vedere la posizione sulla mappa, ci dà la possibilità di modificare ancora l'indirizzo se non è quello corretto, altrimenti schiacciamo su Utility, usa questo indirizzo. A quale ingresso il dispositivo citofono controlla l'accesso? Ingresso. Ci dice di accendere il dispositivo inserendo la batteria. È già acceso, facciamo continua. Bisogna attendere che il ring entri in modalità configurazione quando la luce comincia a lampeggiare in blu. A noi già lampeggia. Andando avanti ci verrà chiesto di connetterci alla rete Wi-Fi Ring. Ci dà la spiegazione che è soltanto una connessione temporanea per connettere direttamente il telefono e completare la configurazione. Facciamo capito. Ci connettiamo con il wifi e ci vediamo dopo. Ci dice la luce sul fondo se sta ruotando. In realtà, come potete vedere sia dall'immagine che dalla scritta sotto, deve lampeggiare. Quindi a noi lampeggia, gli diamo il consenso ad accedere alla posizione, andiamo a riselezionare la rete wifi, inseriamo la password e ci vediamo dopo. Operazione riuscita, ci ha messo veramente 4 secondi. Il dispositivo è connesso e possiamo andare facendo continuo. Stai per installare il nuovo dispositivo di controllo degli accessi. Gli ospiti autorizzati possono entrare nel tuo edificio. Con questa tipologia di prodotto, con Ring Intercom, è possibile autorizzare l'ingresso, per esempio, ai corrieri di Amazon, delle consegne. I corrieri vengono identificati da Amazon e dall'app di Ring, che è affiliata a Amazon, e hanno l'accesso limitato giusto per poter entrare, lasciare il pacco ed uscire. Oppure gli si può fornire una chiave sempre provvisoria a tempo limitato a determinati utenti, andandole a creare e fornendole senza dover dare magari le proprie chiavi di casa. Così magari vi viene in mente, ti devono andare da mangiare al gatto mentre sei in ferie, anziché lasciare le chiavi puoi dare queste chiavi d'accesso e loro, avvicinandosi poi al portone d'ingresso, potranno riuscire ad entrare. Oppure si possono condividere le chiavi di accesso con dei visitatori specifici. Adesso andiamo avanti. Configuriamo Ring Intercom. Per completare il processo di installazione potrebbero volerci da 20 a 60 minuti. Attenzione, lavorerai con dei cavi elettrici durante il processo. Se non ti senti a tuo agio con questo genere di operazioni, contatta un elettricista. Ci proviamo, noi ci proviamo. Rimuovi la custodia dal citofono. Fai una fotografia del cablaggio dietro al ricevitore, prendendo nota di quanti fili sono collegati. Trova la marca del tuo citofono, in questo caso è un Bitcino, e lo andiamo a ricercare nell'elenco. Qual è il numero di modello del dispositivo? Ci dice di allentare leggermente le viti che fissano il citofono al muro. Non svitare completamente la custodia, hai solo bisogno di spazio sufficiente per essere in grado di far passare i fili. Ci dice di allentare leggermente le viti che fissano il citofono al muro, l'abbiamo fatto e deve avere circa questo gioco, devono passare praticamente i fili dietro la cover. Facciamo continua. Usa il cavo B per i prossimi passaggi. Il B lo trovate sulla fascettina di cartone che trovate all'interno della scatola del ring. Facciamo continua. Far scorrere il cavo B dietro al dispositivo tramite l'apertura. Facciamo scorrere il cavo B dietro al dispositivo, quindi dietro alla nostra placchetta, e li facciamo passare, come sta facendo Miki, lasciandoli lì in quanto li andremo a collegare nel successivo passaggio. Facciamo continua. Facciamo questo primo tentativo, perché dall'immagine che fanno vedere non è che si veda benissimo se vanno in... cioè da come descrive, noi abbiamo due fili attaccati, li andiamo leggermente ad allentare senza scollegarli, e andiamo a inserire il B1 e il B2 come ci indica lui nella parte sotto. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati dopo aver installato e configurato il prodotto. Allora, se dobbiamo fare un termine di paragone, diciamo che intanto si è fatta notte. Risate fuori campo dagli spettatori, perché abbiamo anche gli spettatori. Dovevano essere futuri acquirenti di questo prodotto, ma stranamente hanno rinunciato, perché come dicevo, come termine di paragone possiamo dire che l'installazione è avvenuta come col Broadlink. Lo so che è una cosa ridondante, ma noi ci teniamo a sottolineare, quando diciamo Broadlink è perché calende greche, proprio come se non ci fosse un domani.
Esatto, avevamo letto nei commenti del prodotto su Amazon che ci voleva un po'. Alcuni scrivevano che andava un po' a tentativi, un po' a fortuna. Sì, noi abbiamo sì. detto: ma no, ma dai, dovrà andarci bene. È una cosa un po' esagerata. E invece funziona proprio quel metodo. E anche l'app a un certo punto vi dice: la configurazione da questo momento in poi può durare tra i 20 minuti e un'ora. Al che la cosa un po'... Qualcosa in più anche. Anche qualcosa in più. Allora, alla fine, ve la facciamo breve, la configurazione alla fine vi dice di fare un test. Fate questo test, se non dovesse funzionare provate ad invertire i cavi, perché come dicevano parecchi utenti va molto a fortuna. Noi dopo 3-4 tentativi e 4 ore di configurazione, abbiamo iniziato alle 5, sono le 9 e un quarto più o meno, e siamo riusciti, dopo che Marco è sceso al citofono, io stavo su, poi sono sceso io e è tornato su Marco. Esatto, la scomodità rispetto al Broadlink è che qua devi fare su e giù dal palazzo. Perché poi, per capire se funziona veramente, devi andare giù e citofonare. Alla fine, finalmente, dopo aver fatto un po' di scarpa allaccia, allaccia scarpa, finalmente, citofonando, il cellulare arriva la notifica, voi aprite la notifica e potete aprire il portone, parlare, rispondere, con la persona che quindi la comodità c'è. Diciamo che la parte macchinosa è l'installazione, però come prodotto alla fine è valido perché comunque ha funzionato egregiamente, sì. Poi quando abbiamo superato queste 4 ore e un quarto, diciamo che se migliorassero un attimino anche le istruzioni sulla app che ti dice collega il cavo nel BTU del KGB dell'SPI, non erano molto chiare, cioè. E viene fuori un macello. E poi leggendo sempre nei commenti abbiamo letto che anche la gente che si arriva, perché a un certo punto quando ti continua a dare errore ti dice contatta l'assistenza, la gente che l'ha contattato non ha avuto aiuto praticamente perché gli rimandavano sempre lo schema che ti esce sull'app, quindi. Sì, oppure gli spiegavano come farlo ma era la stessa cosa dell'applicazione. Quindi tirando le somme, adesso vi facciamo vedere la dimostrazione pratica di cosa succede quando citofonate, vi faremo vedere cosa appare sullo schermo, come si può rispondere, cosa si può fare e poi alla fine vi diremo il prezzo e le conclusioni finali. Questa è l'installazione, Marco mette vicino il cellulare per far vedere che suonerà il citofono e in più arriverà il pop-up sul cellulare. Lui cliccherà sul pop-up, lascerà lì il cellulare e quindi vedrete che ci sarà la possibilità sia di rispondere che di aprire il portone. Si illumina anche il ring, è venuto fuori il pop-up. Schiacciamo parla. Si apre l'applicazione, non c'è la parte video ma c'è la parte audio. Pronto? Mi sentite? Va bene? Va benissimo. Allora apro il portone, tenendo schiacciato apri la porta. Esce anche il pop-up, ingresso presso casa è stato usato per aprire l'ingresso, il giorno e l'ora. Poi potete riagganciare. Ed ecco come funziona. Questa era la prova del funzionamento del citofono collegato poi al ring. Come avete visto, arriva la citofonata e voi potete utilizzare poi il cellulare per poter rispondere e aprire il portone. Allora, ripetiamo, la configurazione va bene, semplice e quant'altro. L'installazione un po' più complessa, andrebbero migliorate un po' le istruzioni. Sì. L'offerta lancio era di €49,90, effettivamente un ottimo prezzo per questo prodotto. €129,99. Avete la possibilità poi di avere due pacchetti a disposizione. C'è quello con solo la batteria, una batteria in più, quella supplementare, €149,99. E poi avete la possibilità di avere prodotto, batteria supplementare e carica batteria alla basetta a €179,99. Diciamo che quando l'abbiamo preso noi ci è andata meglio perché c'era l'offerta. Tenete quindi sempre sott'occhio il prodotto perché potrebbe rientrare di nuovo tra le varie offerte. Lasciamo qui sotto naturalmente il link in descrizione per poter effettuare gli acquisti e ci sono poi vari pacchetti anche con gli Eco Show. Sì, diciamo che il prezzo non è proprio economico, ma secondo me fa una funzione veramente ottima, cioè comodissima. Molto utile. Adesso vedremo nel tempo, utilizzandolo, se continuerà a funzionare, quanto durerà la batteria, se effettivamente durerà tantissimi giorni, come dicono, dalle recensioni che abbiamo letto, e poi vi terremo aggiornati. Magari faremo dei video anche un po' più approfonditi sull'applicazione, eventualmente, anche se non c'è tantissimo da vedere. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao ragazzi!